Allora, cari amici, dopo qualche giorno, sono molti, di assenza dalle pubbliche piazze, ricominciamo con la nostra rassegna stampa. Oltre alla rassegna stampa, che voi vedrete essere propedeutica a quello che dirà Orazio sulle denunce che abbiamo testé presentato, oltre alla rassegna stampa, appunto, vi faremo vedere anche un testo piuttosto interessante. Cerca di prenderlo per favore, Orazio, quello che ti avevo dato prima, di cui consigliamo vivamente l'acquisto, perché è un testo veramente molto importante e che si trova facilmente, che è stato pubblicato dall'editore di Il Sole 24 Ore, ed è questo. Ne leggeremo un paio di sentenze perché valga la pena che le persone si rendano conto che cosa è possibile fare qualora si abbia un minimo di fiducia in se stessi e soprattutto di fiducia nella forza di poter costringere la magistratura a comportarsi in maniera decente. Però prima di questo vorrei fare una brevissima rassegna stampa ed è questa. Questo è l'ultimo numero di Panorama, eccolo qui. Questo numero qui c'è un articolo molto importante di Fabrizio Pezzani, eccolo qua. Ora, questo articolo è significativo, noi lo vogliamo spiegare, ma non vi leggerò certo l'articolo stesso. L'insostenibile saccenza degli economisti USA. Accusano gli economisti USA di saccenza, ma in realtà noi li accusiamo di delinquenza, perché loro sono assolutamente delinquenti, e il sottotitolo è questo. Delinquenti senza ragione, oltretutto, senza No, no, loro motivazione. sì, perché loro rubano e devono rubare. Una schiera di esimi studiosi ha firmato un manifesto anti-Trump. Sono gli stessi, attenzione, che hanno cavalcato la finanza lasciando impoverire il paese. E non a caso hanno sostenuto la Clinton. Si prendano un sabbatico, magari per andare a lavorare. La frase è molto Della bella. serie trasfusione dal bene pubblico al Esatto. bene privato, il Privato che sta a dire è molto. privato del sionismo internazionale. Esattamente, è molto personale. Quindi su questa cosa noi vogliamo dire due paroline. Allora, adesso è vero che Panorama, rifaccio vedere. Qui la rivista è sempre stata favorevole a Trump, ma è altrettanto vero che questa rivista ha sempre cercato di minimizzare i toni e non vanno minimizzati, perché questi finanzieri statunitensi facevano e continuano a far parte di quella elite economico-finanziaria che controllava i vari esponenti del Partito Democratico, dalla Clinton a Obanana, e sono quelli che hanno intenzionalmente impoverito l'intero popolo a scopo esclusivamente di dominio, di controllo economico e di arricchimento, loro e di quelli della loro razza. Ecco dov'è la cosa. Quindi l'attacco che gli economisti USA, chiamiamoli USA, in realtà sarebbe meglio chiamarli in un'altra maniera, diciamo quelli di Wall Street. L'attacco gli economisti l'hanno fatto intenzionalmente contro il popolo mondiale, a supporto della tendenza di dominio tipica dei teocons, dei neocons, del progetto neocons che consisteva, oltre a distruggere alcuni paesi specificatamente del Nord Africa o del Medio Oriente, e vediamo i risultati. È quello che è successo alla povera Siria. Oltre a questo, ovviamente, il fine è dominare il mondo dal punto di vista economico-finanziario, lo ripetiamo. Politico, economico, finanziario, sociale e quant'altro. Ah, anche demografico, ovviamente. Quindi qui l'articolista dice casualmente, non a caso hanno sostenuto la Clinton. No, hanno sostenuto la Clinton perché la Clinton è una loro creatura. È un fantoccio che loro hanno messo lì in modo tale di condizionare la politica estera e interna degli Stati Uniti d'America.
questa è la ragione vera per cui ha vinto Trump, il quale non sarà nessuno, però ha pensato bene nella sua campagna elettorale di fare perno su quelle categorie sociali, soprattutto gli operai bianchi, soprattutto la media piccola, classe, la piccola media borghesia, esattamente, che è quella che ha pagato tutti i conti per conto, vedi caso, dei soliti finanzieri. Questo è il punto essenziale. La loro sconfitta è una sconfitta che lascerà le tracce, e noi vedremo queste tracce rapidamente, perché ci sono già adesso degli aggiustamenti anche in Italia, i prodromi di quello che avverrà poi definitivamente fra 2 o 3 anni. Ma anche forse adesso prima. Ci sono delle persone qui in Italia, hanno già incominciato a spostare un po' il loro piedistallo, no? Stavano un po' verso sinistra, adesso piano piano. Allora, questa è la prima cosa. L'altra cosa, io voglio far vedere l'ultimo numero di questo splendido quotidiano che è La Verità. Leggerò solo alcuni titoli, ma molto belli. Il primo: la ministra che mentì sulla laurea vuole imporre la laurea negli asili. E il titolo mi pare pertinente, perché qui siamo veramente al delirio. Perché dico col delirio? Perché uno può essere anche un cialtrone, può essere anche non laureato, ma detto che... Guarda Oscar Giannino. Appunto, Oscar Giannino ha ragione, è un uomo che ragiona, ma presumo che nessuno lo farebbe ministro delle finanze. Sarebbe molto più onesto e si comporterebbe molto meglio di Padoan. Sappiamo che Padoan ha già distrutto 2 economie. Quella del Portogallo. Ricordiamoci e che Padoan, come tutti i nomi geografici, ha una derivazione ben precisa. Ben precisa. È come chi ha preceduto Padoan, e come si chiamava? Che poi è deceduto, ben per lui. Padoan-Schioppa. Esattamente, vedi, questo le scupia. Sono tutti Padova, forse che lì c'è Sant'Antonio da Padova che coltivava le bestie, può anche darsi, perché questi due, che si chiamano tutti e due Padova, non sono figli di Sant'Antonio, ma potrebbero essere figli delle bestie che Sant'Antonio coltivava, che non era Sant'Antonio quello da Padova, era Sant'Antonio Abate, un altro tipo, capito? Di Sant'Antonio, un'altra tipologia di Sant'Antonio. Oh, altro titolo interessante: la polizia non può sparare ai terroristi. Allora, questo è un titolo veramente interessante, e io dico una cosa: non può sparare ai terroristi. Io mi auguro che la polizia spari e non senta, perché c'era una vecchia frase che poi è stata molto spesso disattesa: meglio un brutto processo che uno splendido funerale. Cerchiamo che questi poliziotti se lo ricordino, va bene? Qui c'è un ottimo articolo di Giampaolo Pansa, che è una persona seria, un grande giornalista, e che è sempre stata una persona seria. Le 4 mosse per terremotare il paese, dove Giampaolo Pansa sta dicendo che Matteo Renzi, che è il cretino di turno, sta meditando chissà quale... Un ritorno. Sì, chissà quale sconquasso per riprendere in mano la situazione. Allora, cogliamo l'occasione per dire che in politica non si torna mai indietro. Se ti ha detto male, stato sconfitto, sei uno sconfitto. Solo un cretino, un idiota, come noi abbiamo sempre detto, come Renzi, può pensare di poter ritornare in auge. Non ritornerà mai più. Una round 3. La rantre se la fa nel bucio di culo di sua madre. Un'altra cosa molto interessante è questa: il gioco suicida della Chiesa sugli immigrati. È molto interessante, perché in un certo senso ripete quello che noi abbiamo detto tante volte. Guarda, caro Franceschiello, che tu giochi col fuoco, perché a raccontare tante cazzate serve solo per mettere sull'avviso anche i coglioni che fino ad oggi hanno creduto alle idiozie che la tua organizzazione raccontava. Ora, quando tu giochi un po' troppo, la gente incomincia a stancarsi. Allora, siccome noi sappiamo perfettamente che far venire gli immigrati significa per voi, cari pretonzoli, grandi affari, fare i soldi,
questa cosa qui la gente ha incominciato a capirla. Tant'è vero che un onesto prete, e questo è veramente un onesto prete, eccolo qui, doppio gioco suicidio della Chiesa che aiuta l'immigrazione di massa. Questo prete, che tra l'altro oltretutto pare che sia un pretone valido, oltretutto è un colorato, insomma, eccolo qui, no? Ecco, questo qui che se ne intende, gli dice: guarda che tu stai scherzando col fuoco. Allora, chi è questo prete? Dalle gerarchie cattoliche arrivano solo voci a sostegno dell'accoglienza, è la linea Francesco, ma esiste anche chi si esprime contro l'islamizzazione e chi critica l'ospitalità senza limiti, solo che viene oscurato. Allora, questo sta dicendo non tanto al pretonzoli che comandano, ai vari cardinalonzoli che conosciamo perfettamente per i loro intrighi, infami intrighi, e gli sta dicendo: guardate che qui arriviamo anche alla islamizzazione della popolazione. E questa è la volta che ci rubano il gioco, vi fanno il trattamento, vi fanno il trattamento, il gioco, capito? E giusto, giustamente, ma siccome Francesco obbedisce agli ordini e non può derogare, continuerà nella sua strada suicida, no, con il nostro grande piacere. Gesuiti, massoni, certo, perché sono una parte influentissima della massoneria, ricordiamocelo sempre, non a caso Clemente XIV li aveva cancellati con l'ordine. Non è stato solo Clemente, non è stato una volta sola. Sì, ma Gregorio XIV è quello che poi dopo, quando lui morì, loro filone sotterraneo tanto all'interno della Chiesa hanno ordito prima l'invasione da parte di Napoleone, dopo aver causato ovviamente insieme agli altri la rivoluzione francese, ma poi aver costretto alla cattura e alla prigionia il Papa, adesso non mi ricordo chi era. Clemente VII mi pare. Clemente, no, era... No. Era un Clemente. No, era un Clemente in Clemente. Sì, ma forse nono, decimo, undicesimo. Sì. Non settimo, era Clemente VII era... Era un medico, se mi ricordo. Vabbè, sono cazzacci loro. Vabbè, allora, e quindi, voglio dire, ha scatenato quel popò di putiferio del quindicennio, ventennio napoleonico, con tutti gli stravolgimenti, gli ammazzamenti, ma magari le guerre. Magari venisse l'altro del Napoleone, dai. E comunque insomma ha creato un bello sconquasso, finché poi, preso finalmente il potere, e dopo aver si sono messi in borghese sono stati reintegrati, e quindi di nuovo tutto a tarallucci e vino. L'altro articolo che voglio far vedere, controcorrente: Silvana De Mari, la scrittrice linciata perché dice la verità sui pericoli del sesso tra gay. E questo è ugualmente molto interessante. Qui fa vedere, eccolo qua. Dov'è? Perché lo dobbiamo far vedere, perché è bello. Le unioni civili sono la scorciatoia per regolarizzare i clandestini. Ecco quest'altro articolo importantissimo. E questa è una cosa che questi cari signori dovrebbero capire. Ma l'altro è qui, lo faccio vedere perché è bene che si veda. Poi guarda. Troppi interessi sul business dei beni confiscati alla mafia, lo sappiamo bene, cari amici, che quelle cooperative di giovani che si sono costituite per lavorare nei campi confiscati alla mafia non li fanno lavorare, perché gli fanno i dispetti, non gli vendono i prodotti, eccetera. Ma loro signori che gironzolo su questi miliardi di euro, questi qui gli affaretti li hanno sempre fatti col concorso dello Stato, ovviamente, ricordiamocelo bene. E qui è e di certi magistrati, diciamolo meglio. Diciamo, malattie rare, profitti certissimi, un boom da 180 miliardi di dollari. Anche questo è importante, perché sulle malattie rare ci sta speculando l'industria farmaceutica, eventualmente lo diremo un'altra volta, e questo invece è una cosa molto interessante relativa al cosiddetto bus de cul.
Eccolo qua, eccolo qui, vedete, questi due ragazzoni che si baciano e dove questa scrittrice, che è anche un medico, lo faccio vedere. No, ma è un medico sessuologo, certo. Ginecologa, se mi ricordo. No, non è ginecologa, è una cosa, adesso te lo dico, dunque, endoscopista, è un endoscopista. Quindi è una che di quel fatto che vede il muso del culo, che te lo guarda, cioè, e che, lo fa. Che te lo guarda e vede queste meraviglie delle escoriazioni, chiamiamole escoriazioni, e allora escorreggiazioni, chiamiamola. Oh, di chi vedo là, mica scherzo io, allora. Ecco qua, guarda quanto sono belli, quanto ci piacciono, ecco là. Allora, c'è scritto così. Vi svelo le verità nascoste sui rapporti omosessuali. L'intervista a Silvana De Mari, endoscopista, famosa scrittrice, linciata perché denuncia le conseguenze del sesso gay. Lo dicono i numeri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Maggiori rischi di contrarre virus e patologie intestinali. Ora, cari amici, è vero, quando questi qui si stupivano che la malattia che dicono una malattia che è legata a una insufficienza di risposte immunitarie, eccetera, che a cui hanno dato il nome di AIDS, beh, il fatto che questi qui fossero in prevalenza omosessuali, o detti anche in termini più scientifici, curatori, ecco, allora il fatto che ci fosse questa faccenda stupì inizialmente, non riuscivano a capire, ma ce lo dice la nota endoscopista. Facciamo vedere anche la fotografia della nota endoscopista, in modo tale che capiate, ragazzi, cercate di pulirvi il culo, almeno, capito? Ecco. No, soprattutto guardatevi il culo. Ma guardatevi il buccio di culo, anzi, sai che potremmo fare? Sai che ci sono quegli attrezzi per fare il selfie? Non schiarire il culo, no, come fare il culo. Un noto esponente della politica nazionale, cazzo che viene, scherzi. E prima di presentarsi per le elezioni si faceva sempre schiarire il culo. Se vuoi possiamo regalare anche... No, sai che cosa gli potremmo regalare? È di un'oscenità logica questa. La carta igienica a rotoli, ma carta vetrata come carta igienica. A lui gli potrebbe andare bene. Allora, detto questo, io finisco con... vi faccio vedere questo bellissimo libro, di cui leggerò un pezzetto. Dunque, voi dovete sapere che il grande scrittore italo-tedesco Curzio Malaparte, che aveva molto del tedesco e molto dell'italiano. Curzio è l'italianizzazione di Kurt. Esattamente. Aveva veramente molto del tedesco e molto dell'italiano. È stato un grande, veramente un grande italo-tedesco. E lui, in una bellissima rivista che si chiamava Il Tempo, è stato un grande editore italo-francese, aveva una pagina, aveva una rubrica che si chiamava Il Battibecco. Ha tenuto questa rubrica, mi pare, fino a quando è morto. Poi, quando morì, in questa rubrica con un altro nome fu sostituito niente un po' di meno che da Pierpaolo Pasolini. Quindi, anche quello che scriveva Pierpaolo Pasolini è stato molto importante, e lo è stato, mi pare, fino a che lui è morto. Allora, qui vengono raccolti tutti gli articoli dei suoi battivecchi. Ne leggeremo ogni tanto uno, ma questo a me è piaciuto molto e ve lo voglio leggere prima, appunto, dell'intervento di Orazio. È intitolato L'Italia e la povera gente. È cosa triste dover constatare ogni giorno, ogni ora, come lo Stato in Italia disprezza la gente povera, umile, che non sa né può difendere le proprie ragioni, appunto perché è povera e perché la povera gente in Italia, di fronte allo Stato, non conta nulla. Fa male al cuore dover constatare come la gente umile, anche se è tornata a casa dalla guerra,
senza un braccio, senza una gamba, anche se adatta all'Italia, all'Italia di tutti, dei ricchi e dei poveri, dei ladri e degli onesti, dei buoni e dei malvagi, dei soldati e degli imboscati, dei propri cittadini che per fortuna sono i più e dei traditori, un figlio, il padre, un fratello, sia trattata con disprezzo, con alterigia, quando non sia con schifo, da gran parte di quell'immenso esercito dei cosiddetti servitori dello Stato, che poi sono i veri padroni dello Stato, i padroni d'Italia e soprattutto i padroni della povera gente. È cosa dolorosa dover constatare ogni giorno, ogni ora, come negli uffici statali la povera gente costretta a fare anticamera per giorni e giorni sol per avere un semplice carta alla quale ha diritto, una di quelle carte che ogni cittadino, povero o ricco, ha il diritto di avere subito, senza aspettare neppure un'ora, come avviene in ogni paese civile e amministrato con onestà e decoro, sia trascurata e ignorata dagli uscieri e dai funzionari, che hanno per sistema di dar la precedenza assoluta alla gente per bene. È cosa vergognosa dover constatare come la polizia in Italia è dura e volgare con la povera gente e come si fa untuoso e servile con la gente per bene. È vergognoso dover constatare come in un paese come il nostro, dove la gente umile fra tutte le categorie di italiani è quella che fa più onore all'Italia, siano proprio gli umili ad essere trattati alla stregua di gente spregevole, miserabile, nemica del buon nome italiano. Per consolarsi di tanta vergogna non c'è altro modo che quello di pensare al giorno, ancora ahimè molto lontano, in cui l'Italia, guarita dalle sue piaghe secolari, sarà una grande famiglia di gente onesta e onorata, dove i poveri saranno rispettati al pari dei ricchi, una grande e giusta democrazia, la sola democrazia per la quale valga la pena di lottare e, se necessario, di morire, poiché ogni altra forma di società democratica, dove la povera gente stia disprezzata e maltrattata, io la rifiuto non solo come un'ingiustizia, il che è dir poco, ma come un'intollerabile offesa fatta alla mia dignità di uomo e di italiano. E l'ho detto perché obiettivamente ci voleva questa denuncia. No, diciamo che questo battibecco è di 40 anni fa, se non di più. E lui è morto, mi pare, nel 54. E quindi sono 60 anni. Appunto. 60 anni. Non è cambiato niente. No, è peggiorato. Se noi andiamo a vedere come si è strutturato questo governo, no, questa sequenza di governi infami, come si sono fino ad arrivare alla massima della esecrazione nel governo dell'idiota Renzi, e possiamo solo dire che la situazione è veramente peggiorata. Allora, se tu vuoi intervenire, sì, con un'altra spengo cosa, oppure, e ripartiamo. Perfetto.